Ciao a tutti ragazzi, io sono Jenny e in questo video voglio farvi vedere come ho realizzato gli accessori di acqua da Kingdom Hearts. Vi ricordo che in descrizione trovate tutte le info necessarie riguardo sia i materiali sia i cartamodelli. Potete acquistarli sul mio negozio Etsy sfruttando il pacchetto che contiene anche il pattern del Keyblade, oppure singolarmente facendo una donazione sul mio Ko-fi. Una donazione equivale solo al Keyblade, due donazioni solo all'armatura. Mi raccomando, quando donate lasciatemi un messaggio con la vostra mail e il pattern di cui avete bisogno, così io provvedo a mandarvi tutto tramite mail. Procedo tracciando sul foam ad alta densità da 5 mm tutti i miei cartamodelli. Inizio a tagliare normalmente tutto il contorno dei pezzi, mentre invece mi assicuro di tagliare a 45 gradi solamente l'interno della parte, diciamo, della mezza sfera più ampia. Per incollare uso la colla a contatto che metto su entrambe le parti da incollare, lascio asciugare qualche minuto e poi, seguendo i segni che ho fatto sul foam, le tacchette di riferimento, inizio ad incollare. Per creare quell'effetto rilievo che ha acqua sulla spallina, io sfrutto il cartamodello iniziale che ho fatto ricavandone un cerchio esterno. Me lo riporto sempre sul foam da 5 mm e una volta tagliato inizio, diciamo, a togliere il grosso con il taglierino, fare una specie di smussatura col taglierino, ma voi potete anche evitare perché è molto pericoloso, rischiate anche di rovinare troppo la forma di base e andare direttamente di Dremel come sto facendo io. Una volta incollato con la stessa colla sulla base della nostra spallina, io riprendo il Dremel e vado, diciamo, ad uniformare tutti i bordi. Per un risultato ancora più uniforme potete prendere la carta vetrata 320 e carteggiare lungo le parti che avete smussato con il Dremel. Poi dopo passate bene la pistola termica su tutto, specialmente sul cerchio interno, e fate un po' di pressione con la mano in modo da creare un piccolo digonfiamento. Intanto procedo nel creare la seconda parte della spallina utilizzando però il foam da 1 cm e tagliando a 45 gradi il centro, mentre la parte più piccolina la taglio sul foam da 5 mm tagliando a 45 gradi sia al centro sia la parte superiore dove ho messo le tacchette. Riguardo le smussature, procedo sempre nello stesso modo. In pratica prendo il taglierino togliendo il grosso e poi continuo con il Dremel. Di questa parte di spallina ne abbiamo bisogno 3 per ogni parte, quindi per due spalline sono 6 pezzi, quindi di questi pezzi dovete farne 6. Ora invece inizio la prima parte delle scarpe, quella che sta tutta intorno. Non credo ci sia molto da spiegare, basta solamente guardare le immagini, anche perché nei cartamodelli che comprerete in caso c'è scritto tutto, quindi dove tagliare a 45, dove incollare le varie parti, quindi diciamo che questo è un video dimostrativo di come usarli. Thank you.
Una volta terminata la base di tutti i nostri pezzi, devo andare a coprire le giunture che ho creato. Per farlo uso questo prodotto che si chiama Flexi Filler e che trovate in vendita su Cosplay & Co. Vi ricordo che usando il codice GENIDE su 5 tutto maiuscolo potete avere il 5% di sconto su tutti i prodotti. Lo vado a mettere con una spatolina su tutte le giunture che voglio coprire e lo spalmo un po' col dito bagnato. Una volta asciutto prendo la carta vetrata 320 bagnata e inizio a carteggiare in modo da, diciamo, reimpastarlo tutto. E così copro tutta la giuntura. Non preoccupatevi se non copre subito, molto spesso c'è bisogno di 2-3 passate. Poi procedo con il Flexi Paint leggermente diluito a pennello. Posso fare un paio di mani e se vedo che sono rimaste segni di pennello non c'è problema, perché prendo sempre la stessa carta vetrata bagnata a 320 e inizio a carteggiare leggermente. Iniziate a vedere che il Flexi Paint, anche quando asciuga, resta appiccicoso, resta lucido. Invece quando andate a togliere i segni del pennello con la carta vetrata bagnata, inizia a diventare opaco e non è più appiccicoso, e lì allora vedete che state facendo un buon lavoro e quindi continuate così con tutti i pezzi. Dopo il Flexi Paint io faccio un paio di mani di full dip nero e poi dopo procedo con sempre 2-3 mani, dipende dalla coprenza del colore, di full dip argento. Per le parti colorate ho creato questo colore mixando insieme bianco perlato, blu metallizzato, magenta, oro, ho fatto tipo un mix strano e mi è uscito questo colore che ho usato sia per la Keyblade sia per le parti queste qui dell'armatura. E invece per la parte nera ho usato uno scotch per mascherare, ho mascherato tutto il nero e con il colore aerografo oro, questi sono tutti marca Createx, vi ricordo che trovate sempre tutto in descrizione, procedo a colorare l'interno, diciamo. Per montare insieme la scarpa con la stessa colla che ho usato per incollare tutti i pezzi d'armatura insieme, la metto sia sotto la placca della scarpa che sopra la scarpa di base e incollo insieme, mentre invece dietro il pezzo della cavigliera ho messo semplicemente un pezzo di velcro abbastanza largo. Invece per quanto riguarda le spalline, per fare in modo che sì, erano incollate tutte insieme, però per fare tipo quell'effetto figo che quando muovi il braccio si muove insieme anche l'armatura, al posto di incollare insieme dietro tutti i pezzi, ho usato semplicemente degli elastici abbastanza stretti incollati insieme con la colla a caldo. Che poi tralasciamo, ho invertito i colori dell'armatura, cioè dovevo farne 2 blu e 1 argento, invece ne ho fatti 2 argento e 1 blu, ma giuro che l'ho corretto dopo, cioè me ne sono accorta solo dopo. Per attaccare questo pezzo di armatura al vestito vi basta mettere un bottoncino, una ciappetta dietro l'armatura e una sul manicotto di stoffa e avete fatto. Intanto questo tutorial è finito, spero vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, trovate tutte le info riguardo cartamodelli, materiali, i miei social, tutto in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e niente, noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!